questo nome, Le Meraviglie, è un nome che amo molto perché ha tanti significati, no? Un significato che è quello puro della meraviglia, che è qualcosa che c'entra con l'occhio, no? Mirare, come qualcosa che entra dagli occhi ma non esce dalla bocca, che non si può dare un nome, no? Etimologicamente. E quindi mi piaceva riportare un po' un nome che ci ricorda che stiamo vedendo delle immagini, un nome che riporta gli occhi, perché spesso parliamo dei film, sempre parliamo di storie, personaggi, ma anche di immagini, no? E poi anche un altro lato che è un lato molto abusato, che è un lato molto commerciale, che sempre andando così sulla strada io sempre vedo offerta meravigliosa, le meraviglie d'Italia, la meraviglia della nostra città. E allora come mi sembrava che volevo fare una dichiarazione di amore a questa parola. Diciamo all'essere umano che ha bisogno sempre di nascondersi e inventare delle formule per vendere delle cose. Quello sì. In un film il nome di un personaggio ti racconta qualcosa dei suoi genitori, pensavo. E quindi sicuramente io amo molto Fellini, però volevo raccontare che anche loro lo amano, cioè che loro li vediamo così lavorare la terra, così, però hanno visto i film, hanno ascoltato le canzoni, sono qualcos'altro. Allora, il padre non sa nessuna lingua. Quando tu non sai nessuna lingua, perché noi non sappiamo da dove viene lui, perché lui parla male tedesco, male francese, male italiano, è come in una prigione del linguaggio, non si può esprimere. E questo a volte ti può portare a essere un po' violento, però è una violenza che non è psicoanalitica, psicologica, è di Animale. animale, no? E io mi identifico completamente con il padre. Davvero? Sì. Se vi Tedesco? sembra un personaggio negativo, attenzione. No. No, mi identifico con questa qualità a volte di non sapere come dire le cose, ma di conoscerle. Allora lui ha una idea del mondo che è anche molto giusta, però non la può esprimere, no? E a volte lo esprime molto male. Tutto quello che fa è sbagliato. Non posso dire che è un film autobiografico perché non lo è, perché questa storia non è mai accaduta, però in qualche modo posso dire che è personale, cioè che questi personaggi io in qualche modo li conosco.